Questa è la storia di un artista che a Napoli chiamavano lo scultore pazzo. Nato dal popolo e dalla fame bruta che truce le viscere, Gemino, ovvero Generato, è un orfanello accolto nel collegio dell'Annunziata a Napoli. Ma lo scrivano che ne segna il nome commette un errore e invece di Gemino lo chiama Gemito. Sì, proprio Gemito, come una nota di dolore. E il dolore caratterizzerà tutta la sua produzione, che raccoglie i gemiti della sua Napoli, così dolorosa e contrastante, bella e contorta. Di carattere intraprendente, già giovanissimo sente nelle sue mani il fuoco bruciante di passione per l'arte e così si reca dai maestri artigiani di Napoli per proporsi come apprendista, arrivando da un vecchio maestro, Emanuele Cangiano. Gemito presto diventa per i napoletani l'artista spiritato. E quello spirito coglie nella Napoli brulicante e febbrile, quella Napoli dei bassi fondi, degli scugnizi, dei vicoli. Lì coglie l'anima e o coro, la miseria e la nobiltà, forgiandole in forme nuove ma anche classiche, uniche nel contrasto di essenze. Classiche ma tutte partenopee, spezzate, nervose e a volte cariche di disperazione, ma allo stesso tempo armoniose. Vincenzo guarda in faccia il vero e lo lascia lì immediatamente impresso senza finzione, perché Gemito vuole scoprire il volto che c'è dietro Napoli, lontana da miti e dalle nobiltà. In questa Napoli scopre una bellezza nascosta nella follia di popolane, di nutrici, di pescatori, di bambini svestiti e senza nome proprio come lui, che sono ritratti nel vivo, come esistono, come Gemito li guarda e li fissa in forme eterne. Il mondo è per lui crudele, ma l'arte lo salva e lo riscatta attraverso una bellezza sincera e schietta, come la vedeva lo scultore pazzo. Gli viene assegnato poi l'incarico di realizzare la statua di Carlo V nella fonderia da lui aperta a Napoli per collocarla sulla facciata del Palazzo Reale. Ma Gemito odia il marmo, non fa per lui, troppo poco malleabile alle sue mani di fuoco, e così, preso da un attacco di follia, perché non soddisfatto della resa della statua, la prende a sassate. Inizia proprio da quel momento così a vivere di passioni violente. La prima passione forte è l'arte, la seconda è l'amore. Così incontra una modella napoletana che sposa e ossessionatamente, ma anche diabolicamente, ritrae fino al delirio. Nella Reggia di Napoli gli viene assegnata una sala per la sua arte. Qui però inizia a vedere dei fantasmi e comincia a cogliere in quelle ombre che lo inseguono chi possa rubargli la sua arte. Questi sospetti irrazionali lo conducono fino alla follia, tanto che verrà poi portato in manicomio e da qui scapperà col lenzuolo fino a casa, dove si rinchiuderà per 18 anni a realizzare le sue forme. Tu non ci pensa tu, non te ne vuoi. Muore nella fonderia Laganà, mentre sta per terminare un lavoro, mentre è colto dal calore e dalla fusione da un forte malore. È il primo marzo del 1929 e già è cresciuto il mito dello scultore pazzo.
ce piens chi